Ciao gente simpatica, io sono Waldorf e oggi siamo su Dungeon Dreams, un gioco direttamente dal forum italiano di RPG Maker, che mi hanno detto... No, questo mouse fa i scherzi oggi. Mi hanno detto un concetto interessante di una... Vabbè, vedremo adesso, di una città molto dinamica, devo ancora capire, ma da come si mette a fare la grafica almeno ispira. Solo che se sei italiano, perché fai il gioco solo in inglese? Vi sarebbe piaciuto giocarlo in italiano? Dai. Cioè, sì, capisco fare in inglese per un pubblico più ampio, ma... Dai, per favore. Anche noi italiani vogliamo giocare. Quindi, un dio ha deciso di iniziare una guerra contro gli altri. E ora sembra quasi che siamo noi quelli puniti. Un tizio che muore a caso. Qual è il problema, figlio? Non è niente, papà. Sono... Anzi... Non è niente padre, perché sai, i tizi così sono sempre molto formali. Non è nulla, padre. Sono a posto. Andiamo. Ho aspettato oltre 100 anni per questo. Ah, sono io che mi muovo, che mi sto aspettando una sorta di... Non lo so, cambio immagine? Non lo so. Ehi, forza, vieni, Elazul. Elazul? Oh, cos'era? Era un mezzo jumpscare? No, nemmeno, però era strana come cosa. Tutto a posto? Ok, se fossimo in un cartone animato da 4 soldi, si direbbe tutto a posto. Ma visto che non siamo in un cartone animato, scrauso. L'avete sentito? Deve essere stanco. Siamo quasi arrivati, ok? E ovviamente non ci credo, no. Ehi, altro che jumpscare, sto tizio che appare all'improvviso mi fa un po' paura. Oh, andrò a controllare io. Angela e Lasul, controllate questa stanza. Va bene, papà. Ah, siamo fratelli? Fratelli e sorelle. Perché c'è... C'è una spada per terra, mi servirebbe. Oh, questo era vicino. Per un pelo. Ecco, il termine è corretto. Oh, dovevo sapere che questo pavimento era pieno di trappole. Fratello, perché non resti indietro e mi lasci usare la mia tecnica cerca trappole? Va bene, facciamolo. Puoi usare le mie tecniche da ranger dal menu. Oh, ok. Trovo trappole. Fatto. Ma le trova o le anche disattiva? Perché se... Se non le disattiva, l'avrebbe attivata. Vabbè, vabbè. Fatto. I pavimenti del dungeon sono pieni di trappole, lo sai. Oh, vai con la tua sorella, Elazul. Elazul. Non c'è niente di interessante da quella parte. Va bene, va bene. Trovato soldi. Ehi. Lasciali giù. Non stiamo cercando i soldi qui. Lo so, mi spiace. Peccato, tipo... Ma scusa, non si attivano le trappole. Non si attivano le trappole. C'è un cristallo del vento qui. Sarà utile per tornare a casa sani e salvi. Non ne abbiamo bisogno. Posso usare la magia di teletrasporto. Ah, oh, vero, vero. Va bene, va bene. Cioè, non raccogliamo niente. Aspettami. Sì, ti sto aspettando. Oh, stai attento. Stai attento. Oh, nessuna pietà per gli abomini del dio dimenticato. Va bene, dai, visto che... Ok, se fossimo fuori dal tutorial sarei preoccupato, ma visto che è un tutorial potrei, ehi, non preoccuparmene per niente. Già, mi preoccupa un pochino per il volume di gioco, temo sia un po' troppo alto, ma ehi, no problema. Attacca! Fa male, cavolo, la gente è overpower qui. Ma se andiamo di roba di fuoco brucia tutto! Perché no? Ah, oh, non fa così male. Snipe. Freccia perfetta, vai! Ah, deve caricarla, ok. Vedo che ha optato per il sistema di combattimento laterale. Quello è sempre figo. Berserk. Colpisce tutti i nemici, vai! Prima freccia perfetta che riduce la difesa. E ora, ciao ciao, un po' di gente. Gia, uno in meno. Tutto a posto, non preoccupatevi. Sfera oscura, dai, spammiamo le tecniche. Vabbè, ho vinto! Wow, poca esperienza. Vabbè, sì, siamo a livello altissimo. Vabbè, normale. Muori, mostro. Tu e la tua maledizione da dungeon. Siamo quasi arrivati, figli miei. Porremo una parola fine a tutto questo. Per la nostra gente. Abbiamo sacrificato così tanto? Oh, non preoccuparti. Il tempo è arrivato. Andiamo! Ovviamente mi sfugge il contesto, ma dovrebbe essere normale. Insomma... Molti anni dopo, Ecallia, lontano da ogni altra città,
questa ricca e popolata città avanza con la sua vita. Ci sono molti lavori in questa città. Ce n'è uno speciale, comunque, che è molto preferito dagli Ecalliani. Ci sono molti avventurieri in Ecallia. Questo è uno sfondo base di RPG Maker VI6, ti ho osservato. Ma comunque, messo qui come immagine, fa il suo bell'effetto. Questo è per l'uniquo posto di Ecallia. Alla fine della città, nella sua via principale, c'è l'ingresso a un dungeon misterioso. Leggende dicono che molti anni fa, gli dei del dominio celeste sono stati sfidati dal dio ribelle e dopo una guerra molto cruda l'hanno sconfitto e hanno sigillato il suo potere nelle profondità della terra, creando questo dungeon magico pieno di tesori e pericoli, attraendo giovani e veterani. Nessuno ha raggiunto la fine del dungeon e nessuno sa quanti piani ci siano. Wow, interessante come premessa. Mi ricorda molto Pokémon Mystery Dungeon o ancora di più Etrian Odyssey. È un bel gioco, ve lo consiglio. Certo, è un gioco per DS, quindi mi sa che non tutti ce l'hanno, ma hey, pensateci su. A causa di un'enorme quantità di avventurieri, una gilda è stata creata. Oltretutto, il dungeon è pieno di pericoli. I tesori diventano più preziosi man mano che si procede. Ma con loro, anche i mostri diventano più potenti. Nessuno osa immaginare il potere delle creature nell'ultimo piano del dungeon. E voci dicono che esiste un tesoro leggendario, sorvegliato dal così chiamato Dio dimenticato stesso. Ci sono molti giovani avventurieri che entrano nel dungeon e nemmeno escono. Beh, non vuol dire che sono arrivati alla fine e sono rimasti lì non sapendo come uscire. O anche no. Ma l'ambizione dell'uomo è troppo forte per essere fermata. Desiderano cose, soldi, tanta roba, vai, tanta gente è entrata, ma nessuno ha vinto. Alcuni hanno perso la mente, altri la vita. Qualcuno mai raggiungerà la fine del dungeon? E così sta immagine a caso di persone che probabilmente sarà la risposta all'ultima domanda retorica che dirà che noi siamo i protagonisti che arriveranno alla fine del dungeon. Ma tutte deduzioni qui. Oh, per favore, stai dicendo di essere un avventuriero? Hai mai tenuto un'arma in mano? Oh, è solo un ragazzo, non arriverà così lontano. Ehi tu, non ti hanno mai detto che il dungeon è pericoloso? C'è molta gente che viene qui alla gilda facendoci sprecare tempo. Oh, non preoccuparti troppo. Quel tizio c'ha la barba... o c'ha la bocca storta o c'ha la barba storta. Un po' entrambi, oserei dire. Un po' entrambi. E non sperare che qualcuno con buona esperienza entri nel tuo team. Ma povero, lo state già deprimendo. Ehi Warren, quando aiuterai questo tizio a prepararsi per il dungeon? Credimi, ragazzo, sei troppo giovane per perdere la vita in quel dungeon. Ha ragione, torna a casa. Ehi, nuovo tizio, dove vieni? Posso scegliere? Ah, interessante scegliere l'origine. Io direi più esperienza, sapete, il bonus di esperienza è sempre buono. Anche quello dell'oro, però, è notevole. Questa musica improvvisa. Oh, questo è il tizio dell'immagine di copertina e tutto il resto. Buongiorno a tutti, di cosa stavate ridendo? Oh, buon pomeriggio, Grant. No, è Grant! Oh no! Non vorrei fare spoiler di Teia, ma è meglio stare allerta, ecco. Meglio stare allerta. Oh, ciao Grant! Ciao Grant! Ciao Grant! Ciao Grant! Oh, sì, ciao a tutti. Chi è questo tizio? È un nuovo arrivato dalla Valle della Notte. Dice di essere un avventuriero. Ah, tu piccolo magretto, per favore. Non ha persino l'aspetto fisico. Dico sul serio, l'avete mai visto? Sembra che non abbia mai combattuto in vita sua. Sai chi è Grant? Certo, è il tizio di Teia, The Crimson Eclipse. Cioè, nel senso, nel gioco no, non lo so, ma hey, fingo di sapere per fingermi acculturato. E chi non mi conosce, sono il migliore della città. È il più forte della città. Noi siamo i suoi compagni in dungeon. Insieme siamo arrivati al livello più basso mai visto in prima d'ora. Certo, non l'ultimo, ma il più basso visto in tutta la vita. Devi sperare che Grant ti apprezzi. Oh sì, è un po' tardi per quello. Un perdente come te nemmeno merita di entrare nel primo piano del dungeon. Ma povero, è appena arrivato, lo stanno già deprimendo. Hai sentito, giovanotto? Tutti quanti vogliono già rimandarti a casa. Nessuno qui è più potente e influente di me. Beh... perché si stavano parlando del fatto che tutti quanti hanno detto: ehi, dovresti tornare a casa. Ehi, c'è molta gente qui oggi. Oh, benvenuto, Shiven. Com'è andata? Oh, non così bene. Piano 22. Cosa? Cosa? Non sono più in forma, sapete.
Buon pomeriggio, Shiven. Stavamo giusto parlando di te. Oh, ciao ragazzi, come va? Ciao, Shiven. Oh, sei appena tornato dal dungeon, vero? Oh, sei qui? Ehi, tu, novellino, sei ancora qui? Perché non vai a casa? Cosa? Oh, è nuovo, vuole entrare nel dungeon, ma non conosce i rischi, sai? Lo stiamo convincendo a rinunciare. Per il suo bene, stai dicendo? Ciao, sono Shiven, benvenuto a Ekaldia. Qual è il tuo nome? Alec. Alex. Non credo si scriva così, Alex. Non so, ho questo dubbio. Vai, Alex, è il nome perfetto, Alex. Bellissimo. Che perdente. Anche perché se mettevo il mio nome dopo mi deprimevo perché tutti dicono: oh, Waldorf, tornatene a casa, non sai fare niente. Quindi è meglio non mettere il mio nome. O la mia autostima potrebbe seriamente prendere una brutta piega. Oh, ignoralo. A quale classe ti sei iscritto? Non è ancora nella lista. Oh, dai, Alex, vieni con me. Forza, Warren. Che dici di mettere nella lista questo giovane ragazzo? Sei sicuro? È molto giovane. Oh, sì, sì. Ora ascoltami. È così che funziona. Ci sono 3 specializzazioni. Combattente, esploratore e mago. Ok, devo scegliere la classe. Che posso cambiare anche quando voglio. Beh, di bene amata ignoranza lascerò così combattente. Quindi perché no? E sblocchiamo anche un attacco, su. Bah! Big swing, che sembra interessante. Oh, non dimenticare di sbloccare le tue abilità base. Sì, fatto. Hai mai visto il dungeon? Non posso aspettare. Questo è lo spirito, andiamo. Ah, mi fa da tutorial. Che idiota. Quel ragazzo inesperto sarà morto. Dai, non essere così pessimista. Alex sa il fatto suo. Già. Bene, è qui che le cose diventano serie. Girare per città è molto importante. Eppure andare bene con le altre persone. Ma ricorda, sei un avventuriero. E questo è quello che fai. Quindi, cavolo, ha un ingresso molto sontuoso questo dungeon. Ci sono un po' di cose che devi sapere. Prima tieni in mente. Il tuo obiettivo non è soltanto scendere di piano. Devi potenziarti pian piano, sì, questo è chiaro. Poi il cristallo del vento è un oggetto speciale che ti permette che trovi nelle fasi iniziali del dungeon. Oh, grazie. E senza cristallo non posso tornare indietro. Ok, chiaro. Oh, mi regala tutto sto tizio. Va bene che avrai milioni e quindi una spada. Qualsiasi cosa meno cliché. Calma, calma, ti darei anche una spada leggendaria, ma in cosa consiste il divertimento dopo? Pozione di vita, sì, grazie. Cerca di fare qualche amico, perché entrare nel dungeon in gruppo di 4 è molto più sicuro che andarsene da soli. Dici? In effetti, già. E chissà, potresti anche incontrare qualche bella ragazza. Aha, ma perché vai da solo? Ma te ne vai da... Ehi, te ne vai da solo? Ehi! Vabbè, buona fortuna, che dire. È lui. È qui. Ieri eri con Shiven, vero? Dove è andato? Nel dungeon, non dire che non è tornato. Oh no, dannazione. Quindi è così, Warren? Shiven è andato nel dungeon ieri. E non è più tornato indietro. Questo significa... Significa che Shiven è morto nel dungeon. No, io lo ritroverò. Almeno nei limiti della demo. Già. Please, vorrei giocare. Sono a 24 minuti che sto registrando. Please. Save. Salva. Oh, io ho salvato. Mi sa che farebbe un po' brutto bloccare quel video perché non c'è un minimo di gameplay. Adesso continuo. Ehi, ho sbloccato una lettera. Oh, c'è il... Il deposito, interessante. Ma perché lo sfondo ha un parallasse strano? Ha un parallasse molto strano, ma ok. Wow, e questa è la città? È la prima volta che vedo una città che funge da world map. O al contrario, una world map che funge da città. È strana come cosa. Ma però non saprei dove andare. Cioè, lì c'è il dungeon, ma andare da soli è un mezzo suicidio. Una casa larga. Va bene, andiamo. Non entrare, ok. Vabbè, mi sa che non posso ancora entrare. Peccato, quel cartello mi era piaciuto. Mia casa, no, non ancora. Oh, che forte, che forte. Pub, andiamo al pub, su. Perché la cosa qui è un po' rotta? Questo deve essere un palco. È così messo male che è vuoto adesso. Non ci sono intrattenitori in città. E se n'è andata. Va bene, cerchiamo persone interessanti. Ricordami il primo giorno del dungeon.
tutti quei mostri. Per fortuna iniziano a apparire sempre meno più avanti che improvvi, che migliori con l'avventura, non ho capito. Gorent è un uomo di grandi abilità, certo. È bel palco, sì. Sta calmo. È importante credere in qualcosa. Io credo nell'alcol. Ah, piacere. È bello che è pieno di vita e c'è sto tizio che è appena uscito. Vediamo. Piacere di conoscerti. Oh, piacere, mio nome è Fon. Mi piace recitare e scrivere storie. Non ti vuoi unire a me per caso? Ehi, no. Cerco membri gratuiti. Lovely? Cos'è? Oh, un negozietto. Ciao. Oh, regali per ragazze. Ah, il gioco è più profondo di quanto immaginavo. Papillon? Ah, è uno per ragazzi, ovviamente. Benvenuto, sono Nina. Avventuriero, viaggiatore. Sto cercando. Va bene, avventuriero. Cos'è questo posto? Sei andato senza sapere cos'è? Che divertente. Sei nel negozio di famiglia. Vendiamo molta roba. C'è anche un servizio di pulizia per la casa. Wow. Cosa vendi? Posso arredare la casa. Ma che razza di gioco è questo? Andiamo alla spiaggia, dai. Magari c'è gente da reclutare. Non lo so. Ehi, ciao tizio. Wow, una nuova faccia. Beh, una ragazza carina sarebbe stata un po' meglio. Oh, che hai da dire? Oh, ehi, calmati. Come se tu fossi più carino. Bella risposta. Colpa mia. Oh. Cosa fai? Oh, mi piace la zona qui. Non sono avventuriero, ma quando riguarda la pesca, nessuno è meglio di me. O nuotare. Ti sei mai svegliato la mattina? Sei andato al negozio della farfalla dorata e hai visto quella graziosissima cameriera servire sushi? Sono quello che devi ringraziare. Perché? Stai mancando il punto, ragazzo. Da dove sei? Ah, dalla valle. L'acqua è grande lì. Mi mancava nuotare in quei fiumi. C'è gente strana qui in giro, devo dire. Molto strana. Forse il ristorante mi porterà più fortuna. Ah, è chiuso. Tempio. Tempio. Bei tavoli. C'è un cimitero dietro al tempio. Oh, davvero. Prete, vuoi unirti al gruppo? Aspetta, chi sei tu? Per quanto tempo non preghi? Per la divinità! Voi sempre giovanotti non rispettate le tradizioni. Oh, al diavolo i dei. No, vabbè, sono nuovo in città. Oh, cioè, allora, scusa, mi spiace. Ma conosci le credenze ricaliane? Sì? Bene. Uff, risposta corretta, perché se dicevo no me la raccontava tutta. Risposta corretta. È già sera? Il tempo passa, oggi. Oh, il ristorante è aperto. Cavolo, ma i tavoli sono altissimi, come si fa a mangiare? Cos'è? Posso cenare in pace? A me sembra che tu stia spiando il cibo, non per dire. Benvenuto al ristorante. Ah, è lei quella di cui parlava il tizio di prima. Ciao, chi sei? Ciao, il mio nome è Mai. Lavoro qui come cameriera. E questo posto costoso? Ah, c'è una grande quantità di cibo. Ma non devi spendere molto se non vuoi. Perfetto. Grazie, grazie. Quindi, mia sorella. Quindi, per favore, trova mia sorella. Ha i capelli blu chiari. Più chiari dei miei. E gli piacciono le piante. No, non è a casa. Trovala, subito. Mi sfugge il motivo, ma perché ho saltato un dialogo. Ehi, questa è la tizia di prima. E anche questa è la tizia di prima. Ciao, bentornato. Scusa, mi spiace, mi è sfuggito il tuo nome. Sono avventuriero. Alex, l'avventuriero, sono molto bene. E il cibo mi aiuta per le avventure? Penso di sì, mangiare ti fa più forte. Oh, interessante. Vorrei mangiare. Aspetta, non ho soldi. Aspetta, non so se ho il cibo, Cioè, non so se i soldi. Cavolo, quel piatto di riso è grande come nella mia testa. Vita massima permanentemente aumentata. Wow. È delizioso. Ciao, a chi si rivede? Chi è affamato? Fortuna che ho ancora del tempo per venire qui. Non mi vede, sono totalmente nascosto dal riso. Anche qui trovo persone volgari. Ehi, ciao Grant. Ciao. E quindi quanto devo aspettare? Sono qui. Sei appena arrivato. Ma calmati un pochino. Sono arrivato, Grant. Scusa se ti ho fatto aspettare.
Stai scherzando? Posso aspettare anche un mese intero per te. Oh, grazie. Riso. Nemmeno mio animale a casa può mangiare quello. Immagino che puoi portarmi il solito. Oh, in speciale? Va bene, sta arrivando. Aspetta un attimo. Per favore, metti un po' di amore in quel bellissimo piatto, va bene? Ok. Sono irresistibile. E devi stare fuori dal mio territorio. Sai, ho fame e qui si mangia un pochino. Un orso! Ma stai scherzando? Ma chi mangerebbe un intero orso? Ah, aspetta Alex, non hai pagato? Sono $10. Perfetto, yeah. Grazie per aver mangiato qui. Oh, finalmente se ne sta andando. Oh, adesso ti disturbo mentre... No dai, dopo mi... Vabbè. Lasciamo stare. Spero che ti vada giù di traverso, ok? Ciao. Mi sa che salverei. Cavolo. Ha un inizio un po' lento questo gioco, ma sembra molto interessante. Dovrò fare ancora un episodio per vedere come continua, perché non ho fatto praticamente niente. E ho giocato da 40 minuti. È un po' strano, va bene. Spero che il video come il gioco vi interessi. Infatti, se vi interessa, lo trovate in descrizione come sempre. Io vi ringrazio per aver seguito. Vi saluto, ci vediamo quando capita.